Pronte? Salve mister Giuseppe Livadotti, mi scusi, perdono. Giuseppe Livadotti, la provincia Cappelle. Un pareggio che serve pochissimo al Crotone per quantomeno per le auto, ma che rende ancora più tortuosa la strada del Perugia per i playoff. Ma io accetto il pareggio oggi qua, per me è un buon punto. Ottenuto contro una squadra che io la ritengo di valore, e specialmente ultimamente, dopo la vittoria col Frosinone, anche la sconfitta immeritata a Monza, è una squadra che in questo momento può metterti in difficoltà. È stata una partita difficile, noi qualche problemino lo abbiamo avuto negli ultimi periodi, però ripeto, per me è un pareggio importante che ci fa ancora lavorare per raggiungere l'obiettivo. E secondo me a 6 giornate alla fine, anche se siamo a 4 punti, essere ancora in corsa per poter lavorare per un posto nei playoff è oggi un percorso, è un risultato positivo per il Perugia. Grazie. Sì, salve mister, Alessio Torzuoli da cperugia.com. Buonasera. Senta mister, i soliti errori per scarsa lucidità davanti che hanno un po' caratterizzato tutto il nostro torneo, e ho notato poi il Perugia andava spesso in difficoltà in mezzo al campo, si trovava spesso in inferiorità numerica. Non è che si trovava in inferiorità numerica, lì avevamo un duello one to one, perché avevamo Aua e Estevez con i nostri due ragazzi, quindi con Santoro e Segre, quindi non è che ci siamo trovati in difficoltà. Secondo me abbiamo fatto un buon primo tempo non sfruttando l'occasione per fare il 2-0 che abbiamo avuto. Secondo tempo di più sofferenza, dove il Crotone ha fatto meglio di noi, ma in quello stesso momento lì abbiamo avuto 3 palle importanti con Juan, De Luca e D'Urso per poter anche determinare noi. È stata una partita che sapevo che poteva essere una partita di questo genere, cioè sul duello più meno tattica ma più sugli spazi nei duelli. È venuta fuori questo tipo di partita che mi aspettavo. Non penso che abbiamo sofferto da quel punto di vista lì. Salve mister, Saporito Gazzetta allo Sport. Buonasera. Lei ha detto poco fa un pareggio importante, ma nel senso ha tirato un sospiro di sollievo alla fine? No, abbiamo avuto... Non è che ho tirato un sospiro di sollievo. Il Crotone lo ritengo una squadra significativa, importante. Ripeto, io questa partita qui sapevo che era una partita difficile. Quindi sapevo che venire qua oggi all'uscita era complicata. Il Crotone si giocava tantissimo e se lo gioca ancora mercoledì. Non ho tirato un sospiro di sollievo perché abbiamo sofferto il secondo tempo, però abbiamo anche avuto le occasioni per vincerla. Ce la siamo giocati anche a viso aperto, rischiando di perderla, ma abbiamo anche provato a vincerla, con qualche difficoltà più del solito per noi, qualche difficoltà più del solito, ma questo lo sapevo. Però è venuta fuori alla fine un pareggio che accetto. Alvini, meno 4, eccomi, Bruno Palermo, Tutto Sport. Meno 4 ai playoff, però bisogna cambiare marcia. Una vittoria nelle ultime 7, cosa succede? Bisogna entrare in campo un po' più decisi e determinati, forse con la testa? Io ritengo che se il Perugia entra in quelle... faremo di tutto per entrarci, perché quello è un percorso di maturità di questa squadra, di questo noi siamo una neopromossa, e quindi riuscire a entrare nelle prime 8 vuol dire che stanno fuori squadre importanti come il Parma, come la Ternana, come la Regina, come il Frosinone, come l'Ascoli. Noi vogliamo entrarci, ci lavoreremo e faremo di tutto per farlo, perché con questo qui acquisteremo consapevolezza e maturità. Ci proveremo, però non è un percorso oggi, ci siamo ancora e quindi proveremo in tutti i modi ad entrarci. Salve mister, Regalino, calciocrotone.it. Sono d'accordo con la sua disamina sulla gara, però le volevo chiedere, si aspettava anche che il Crotone lasciasse il pallino del gioco a voi, perché nel primo tempo a fare la partita era soprattutto il Perugia e il Crotone provava quasi delle ripartenze, anche se avrebbe dovuto forse essere aggressivo sin dall'inizio? Allora, questa l'accetto rispetto a tutte le altre cose, perché il primo tempo, il rammarico mio più grosso è quello, perché nel primo tempo abbiamo avuto la possibilità di fargli male.
al Crotone, anche se loro due o tre volte ci hanno preso in ampiezza con Marras dentro la linea al tiro di Cone, ma più conclusioni dalla distanza, mentre nel primo tempo abbiamo avuto più gestione del possesso e potevamo aver far più male. Ma aspettavo da quel punto di vista lì più aggressione come inizio, invece l'abbiamo fatta bene noi, mentre nel secondo tempo, quando pensavo di trovare più spazi, hanno fatto meglio noi, e loro in quel momento sono andati con le tre punte, poi pure con Carbò. Quindi è una partita che va letta da un certo punto di vista. Ripeto, lo accetto il pareggio perché considero il Crotone una squadra che ha un valore. Sì, mister, un'altra precisazione tecnica. L'impiego di D'Urso non dall'inizio al posto di Carretta, e poi Cittadella può essere considerata l'ultima spiaggia per agguantare il traino nei playoff? No, Cittadella, l'ultima spiaggia, è riduttivo parlare così per una squadra che oggi è non in classifica, a 47 punti, è troppo riduttivo. Secondo me si vive male questo momento qui. Vediamo quello che questa squadra sta costruendo e sta crescendo. Non sono contento, non sono è una squadra che sta lavorando, è una neopromossa. E per quanto riguarda Carretta, penso che Carretta 60 minuti sono stati importanti, anzi penso che sia stata a livello tattico una scelta che ha scombussolato l'equilibrio del Crotone in ampiezza in quel modo lì. Carretta fa una partita importantissima da quel punto di vista lì. Purtroppo non abbiamo sfruttato quelle occasioni che ci sono capitate, e nel secondo tempo, quando credevamo di avere più spazi, abbiamo fatto più fatica. D'Urso è entrato l'ultima partita, però ha giocato. D'Urso è un giocatore che sta crescendo, per quello che voglio io, per quello che vogliamo noi, nell'ottica di quello che vuole fare il Perugia, e quindi siamo contenti di quello che sta facendo. Avrà più minutaggio di qui alla fine sicuramente, perché sta entrando in quelle che sono le idee, i principi di gioco, e di questo siamo contenti noi. Mister, senza alcuna polemica, guida Crotone Informa, c'è un problema di classe arbitrale. Quando proporrete, lei che è uomo di sport a tutto tondo, le ha vissute tutte, stage con gli arbitri e calciatori per capire un attimino come vanno le dinamiche e le traiettorie anche semplici? Guardi, di gara, intanto ho letto che ieri è successo un incidente a Trentalange, per cui gli facciamo gli auguri di pronta guarigione. Noi abbiamo avuto un episodio, una partita clamorosa a Brescia, penso che lo sanno tutti. Io in quell'occasione lì ho chiesto a Rocchi, che era il designatore, un incontro al più presto tra noi allenatori di Serie A e B, visto che la classe, per poter parlare, perché penso che sia importante, perché l'arbitro può sbagliare durante la partita, perché anche noi sbagliamo. Il signore mi ha chiesto perché non ha fatto giocare a D'Urso, quindi possiamo sbagliare noi, e anche l'arbitro può sbagliare. Secondo me abbiamo bisogno di chiarezza su come lavorare sul VAR, su come poter non aiutare gli arbitri, perché per me è importante riuscire ad aiutare gli arbitri a sbagliare il meno possibile. E quindi spero, ormai quest'anno non credo sarà possibile, ma l'anno prossimo al più presto, tra tutti un incontro per poter aiutare, andare incontro alla classe arbitrale, che io rispetto tantissimo, perché è molto difficile arbitrare. La partita di oggi, il secondo tempo, è stata molto complicata da arbitrare, molto, e quindi anche noi dobbiamo aiutarli, e io spero di fare più presto una riunione per poter parlarci, per poter chiarire alcune dinamiche che servono sia a noi che agli arbitri.